Movimento 5 Stelle e Lega hanno attaccato Maria Elena Boschi per colpire il governo, dice il premier Matteo Renzi. Fallito però il tentativo di sfiduciare il ministro, il caso Banca è tutt'altro che chiuso. Pagherà chi ha truffato perché non guardo in faccia a nessuno, nemmeno se si chiama Pierluigi Boschi, afferma Renzi, rispondendo a chi lo accusa di scaricare le responsabilità su Banca Italia che dice rispetto. Il governo infatti sta lavorando per ripensare il sistema delle banche e intanto avverte la Germania di Angela Merkel. Anche voi dovete rispettare le regole, cari amici tedeschi, ma è all'opposizione interna che Renzi punta. La legge di stabilità racconta il premier è stata approvata alle 2.50 di stanotte e i 5 Stelle erano in aula perché purtroppo fanno un'opposizione che regge fino a che sono accese le telecamere. Il presidente del Consiglio delle Banche mente, ma è un segnale di debolezza del rottamatore della legalità attacca Alessandro Di Battista, che poi consiglia al premier di vergognarsi per le oscene marchette inserite nella manovra. Nessuna marchetta, replica Renzi, l'opposizione sa solo spargere rabbia. È un gioco squalido di scaricabarabia è colpa mia, è colpa tua, è colpa sua, è colpa di mia sorella, è colpa dell'Europa, colpa della BCE, colpa di Banca Italia, è colpa della Bosca e colpa di Renzi. A me non interessa. Chi ha sbagliato deve pagare anche civilmente con i suoi beni personali. I risparmiatori truffati vanno risarciti, la Banca d'Italia non ha fatto quello che, che doveva fare per cui è pagata, ovvero sia vigilare. Eh, io non c'ero e se c'ero dormivo quindi mi aspetto dimissioni. Non si può dare la colpa alla Merkel dei problemi delle banche italiane, spiega poi il Premier segretario, rivendicando che sta facendo quel che si può fare, chiedere alla Germania di completare l'unione bancaria con la garanzia sui depositi e rispettare le regole europee per una questione di credibilità. La linea di azione del governo perciò resta la stessa, affidare a Raffaele Cantone la gestione gestione degli arbitrati per far pagare chi ha truffato gli obbligazionisti e poi istituire una commissione in Parlamento per accertare chi ha fallito in passato e nel sistema della vigilanza.